Sorridente direi, presidente Daniele Sebastiani. Perché presidente? Perché 9 gol segnati nel giro di pochi giorni, diciamo anche 12 se chiudiamo la settimana, un solo gol subito direttamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo e tutto un altro Pescara. No, sorridente perché tu hai appena detto una cazzata. Non per i 9 gol. Siamo in diretta, facciamo il bip e lo diciamo. No, diciamo. Si può dire. E no, sorridente, sicuramente felice per la prestazione della squadra di oggi. Poi negli ultimi 20 minuti e oggi mi è sembrato quasi volessero segnare tutti, e se invece continuavano a giocare come dovevano probabilmente avremmo fatto anche altri gol, però molto bene. Scherzi a parte, una buona serata. Assolutamente sì, ma soprattutto una squadra che corre, che gioca, che per su un campo che purtroppo in questi ultimi giorni è peggiorato tantissimo e bisogna capire anche il motivo, perché ci stanno lavorando, quindi evidentemente qualcosa è successo, c'è molta sabbia, per cui probabilmente stanno finendo di fare i lavori per rimetterlo a posto, come di solito è l'Adriatico. Presidente, io parto da un ennesimo giovane prodotto dal vivaio del Pescara che questa sera ha sorpreso, e direi che è stata una sorpresa con la S maiuscola, dice di no perché non è una sorpresa, però D'Agasso, prima partita davanti alla difesa, gol, prestazione maiuscola. Per me non è una sorpresa, io D'Agasso sono 3 anni e dico che può giocare davanti alla difesa e deve giocare davanti alla difesa perché è un giocatore che non ha mai giocato finora davanti alla difesa. Ah, perché ci sono anche gli altri giocatori che sono bravi, quindi per oggi nella necessità il mister, che lo vede tutti i giorni, lo ha messo dove deve stare. Ecco, mi sa anche un po' di frecciatina questa cosa. No, d'altronde noi se non gioca D'Agasso gioca squizzato, che non è che squizzato adesso è l'ultima ruota del carro, cioè noi abbiamo, io ho sempre detto che noi abbiamo tanti giocatori bravi che possono essere intercambiabili, e la dimostrazione di D'Agasso oggi è proprio questa. Noi abbiamo detto sul giornale fino a qualche giorno fa che probabilmente pensare oggi al primo posto è quasi impossibile, ma il Pescara paga quelle amnesie del mese di novembre. Col senno di poi si sente di dire mai, anche il Cesena e la Torres possono avere quel passaggio a vuoto? Oppure si sente di analizzare solo e capire il perché di quel passaggio a vuoto a novembre? Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, non alla Torres né al Cesena, che sono due grandi formazioni e stanno facendo molto bene. Allora mi dica, secondo lei, perché quell'amnesia vedendo questo Pescara dell'ultima settimana? Perché oggi Cuppone ha fatto un Eurogol, no? E nelle partite precedenti aveva sbagliato l'impossibile. Quindi quando tu non segni la partita si mette in maniera diversa. Io non la vedo così nera come l'avete vista voi quelle partite, perché noi abbiamo sempre prodotto tanto, non abbiamo concretizzato, e quando non concretizzi poi ci sono anche gli avversari. Quindi se il Pescara avesse fatto quello che ha fatto in queste partite, l'avesse fatto anche in quelle partite dove ha creato tanto e non è riuscito a segnare, probabilmente staremmo parlando di altro. Però siccome non è così, siamo a 30 punti, abbiamo tanti punti dietro e dobbiamo cercare di recuperare, ma guardare solo a noi stessi, poi quando alla fine faremo i conti. Però al di là dei gol, delle palle gol non concretizzate prima, c'è stato un periodo che il Pescara faceva proprio fatica a concretizzarle, invece ne concedeva tanto. Oggi nell'ultima settimana la squadra è molto corta, molto compatta, va in verticale. Sì, ma non, secondo me se tu produci e non fai gol e poi comincia la paura e poi comincia la tensione e poi comincia a vincere, aiuta a vincere, è una frase fatta ma è così, e quando giochi in tranquillità ti riesce tutto meglio, quando giochi con qualche pressione in più è chiaro che viene meno quella tranquillità, viene meno quella lucidità che nel calcio è importante. Due domande da parte mia prima di una da studio. La prima, un flash sulla curva chiusa, che sensazione le ha fatto? È brutta, brutta, perché l'Adriatico non siamo abituati a sentire la curva che canta tutti i 95 minuti, e quindi oggi una sensazione brutta, mi auguro che sia la prima e l'ultima, e mi dispiace per i tifosi perché si sono persi una grande partita. Il mercato ci può dire qualcosa? Almeno i giocatori in uscita che non stanno giocando? Ma è ancora presto, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Adesso finiamo queste altre due partite che ci sono. Poi però diciamo che Ciocci, Vergani e Mora sono i primi indiziati. Ma può darsi anche che chiederanno di andare via, però adesso è tutto per
tutto molto presto. Una domanda da studio prima di salutare il presidente Sebastiani. Fabio Ferraresi. No, innanzitutto saluto il presidente. Volevo chiedergli se sono già arrivate delle sirene invece per Plizzari, che secondo me sta facendo un grandissimo campionato. Allora, le manda tanti saluti Fabio Ferraresi, chiaramente con Massimo Profeta. Le chiede se sono arrivate delle sirene di mercato per Plizzari, che sta facendo qualcosa di straordinario, anche oggi sullo 0-0. Ma io credo che Plizzari, l'ho sempre detto dall'inizio dell'anno, che dico, in una squadra di Zeman, quando il portiere è il migliore, c'è qualcosa che non funziona. Ma Plizzari è stato veramente il migliore dalla prima partita fino ad oggi, ma dimostrando quello che di buono si diceva di lui qualche anno fa, quando doveva essere lui il predestinato prima ancora di Donnarumma. Quindi è un giocatore che ancora del 2000, è un ruolo dove è un giocatore di 23 anni è appena nato, e quindi c'ha tempo per potersi ritagliare uno spazio importante nel calcio che conta. Però non ha risposto a Ferraresi. Sicuramente ci sono club interessati, ma adesso non... lo blinda, sì. Plizzari non è sicuramente il problema del Pescara. No, ma lo blinda o no? Ma Plizzari è già blindato, c'ha 3 anni di contratto con noi, c'è ancora questo e un altro, per cui non credo che debba essere blindato oltremodo. È evidente che nessuno gli precluderà nulla, ma quest'anno sta giocando nel Pescara e deve giocare nel Pescara.